Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo. Io in premessa devo dare atto della coerenza del Partito Democratico che, come sempre gli capita, quando non sa che dire divaga. E stamattina ha parlato di argomenti che nulla hanno a che vedere. No, ho permesso l'intervento della senatrice anche sforando con i tempi e l'Aula è stata in silenzio. È stato fatto il vostro intervento, adesso si consente al senatore di intervenire in un'aula rispettosa. Senatrice Bellanova, io ho ascoltato il vostro intervento politico e duro e non ho ancora avuto la possibilità di ascoltare l'intervento del senatore che ha appena cominciato. Vi prego di mantenere un rispetto per chi sta intervenendo e non voglio intervenire più. Senatrice Bellanova, non ho intenzione di consentire discussioni in quest'Aula, non ne ho intenzione, d'accordo? Faccia intervenire il senatore. Prego, senatore Pepe. Grazie Presidente, io potrei ricordare ai colleghi del Partito Democratico che appartengono a quella cultura politica che nella legge Severino hanno accorciato i tempi di prescrizione per aiutare il portaborse del loro ex segretario di partito. Potrei ricordare ai colleghi del Partito Democratico che appartengono a quella cultura politica che in una notte d'estate hanno abolito l'abuso d'ufficio per aiutare il loro Senatore Marcucci, in qualità di capogruppo, io ho ascoltato il vostro intervento politicamente anche severo nei confronti degli altri partiti, assolutamente, quindi adesso pregherei di lasciare intervenire il senatore Pepe in qualità di senatore per esprimere la sua visione politica e legislativa di questo intervento. Ve ne chiedo la cortesia, nel massimo rispetto di come si è dimostrata all'Aula nei vostri confronti. Potrei anche ricordare, Presidente, che quella cultura politica in un frangente di questa Repubblica addirittura ha provato ad aiutare Sofri, Bompressi e Pietro Stefani, perché hanno una visione giustizialista quando conviene a loro, garantista quando di converso conviene a loro. A proposito di Sofri, caro Ministro, io spero che il Presidente Bolsonaro finalmente lo assicuri alle patrie galere per i crimini schifosi che ha commesso qui in Italia. Senatore Pepe, rimanga nell'ambito del provvedimento. La magistratura farà il suo dovere nell'ambito di quello che è il suo compito. La ringrazio. Vado subito, Presidente. E spiego le ragioni per cui la Lega voterà favorevolmente rispetto a questo provvedimento, partendo da un assunto, che il fenomeno corruttivo purtroppo è radicato ed è diffuso nella politica e nella pubblica amministrazione italiana e pertanto questo fenomeno va spazzato via con una legge importante. E tra le tante cose di cui ho sentito durante questo dibattito, alcune coerenti rispetto al provvedimento, altre meno, non ho sentito però parlare dell'effetto deterrente della norma penale, perché questo è un effetto importante in un paese civile, non è l'unico, ma è anche un effetto importante per il quale i cittadini devono sapere che lo Stato non scherza più rispetto a determinati argomenti. È un motivo per dire ai cittadini basta commettere determinati reati. Per esempio, ho anche sentito, perché noi parliamo, come ha detto il senatore Grasso, di reati che hanno un impatto sociale pesantissimo, perché difatti la parte offesa di questi reati è l'opinione pubblica, è la comunità nazionale, può essere una comunità cittadina. Di questo parla il disegno di legge anticorruzione. Non parla, per esempio, cosa che ho anche sentito, di delitti colposi. Qualcuno faceva accenno alla responsabilità dei sindaci, per esempio, di lesioni colpose o di omicidi colposi, ma questo non esiste. Così come non esiste all'interno di questo provvedimento l'abuso d'ufficio, che è la tagliola
rispetto alla quale tutti quanti gli amministratori comunali, e lo dico anche da sindaco, rischiano di incappare in maniera più frequente. E questo è un reato che all'interno di questo provvedimento non è assolutamente annoverato. Ma un'altra riflessione vorrei farla rispetto al giusto processo. E vorrei farmi e fare a quest'Aula alcune domande. Il processo attuale è un processo giusto, sì o no? È un processo che effettivamente si celebra tra la concreta parità delle parti, ovvero accusa e difesa, sì o no? È un processo che si celebra in una ragionevole durata, sì o no? È un processo che nella fase delle indagini viene condotto in maniera riservata, sì o no? Allora, partendo dalla prescrizione, pochi hanno rilevato che è un istituto che avrà efficacia contestualmente all'avvio del nuovo processo penale, ovvero dal 1 gennaio del 2020. Allora ritengo che questa sia la sfida più importante, fare un processo che assicuri trasparenza, che assicuri parità effettiva tra accusa e difesa e soprattutto assicuri celerità, perché se un processo si celebra con celerità viene garantito lo Stato assicurando la pena al colpevole, ma soprattutto viene garantito l'innocente che non è costretto a subire procedimenti penali per anni, magari uscendone fuori illeso. E sono negli ultimi 30 anni sono 27.000 i casi di errori giudiziari, alcuni che si sono verificati con il vecchio procedimento inquisitorio, tantissimi altri con quello che è l'attuale procedimento accusatorio. Allora la vera sfida è quella del nuovo procedimento. Una norma va vista nella sua praticabilità, nei suoi effetti rispetto al processo penale. E questa è la sfida che il Governo ha accettato con la legge delega, che andrà in scadenza non alle calende greche, ma che andrà in scadenza alla fine del prossimo anno. Lì ci giocheremo una partita importante, tutta quanta quest'Aula, tutta quanta l'assise parlamentare del Senato, ma anche della Camera. E vorrei ricordare ai colleghi che hanno parlato di libertà rispetto a questo provvedimento che quantomeno da questi banchi, ma sono convinto da tutti questi banchi, la libertà è un valore irrinunciabile, la nostra, ma soprattutto per certi versi quella degli altri. Qualcuno amava definirla come l'ossigeno, senza non si vive. E ricordo che la libertà non si decanta, la libertà si conquista e si difende. In passato i nostri padri l'hanno fatto con atti eroici, a noi spetta di farlo con atti di civiltà. E quest'atto può essere il processo penale nuovo che la legge delega assegnerà al Governo. Grazie.